Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è domenica, fuori c'è un tempo un po' strano perché è da stamattina che si stanno alternando scenari tipo stile apocalittico da diluvio universale a ondate di sole estivo che non so da dove escano, però è un po' un tempo strano e io non ho niente da fare se non stare in casa e dedicarmi a me stessa, per cui poco fa ho deciso di mettere insieme tutti gli outfit per la prossima settimana, letteralmente perché voglio togliermi qualsiasi tipo di dubbio al mattino, anche perché stiamo entrando in un periodo un po' strano dell'anno in cui è molto difficile prevedere il tempo, per cui bisogna farsi trovare prontissimi a qualsiasi tipo di clima. E allora ho deciso proprio di mettere insieme degli outfit per la prossima settimana, di modo da non dover pensare troppo al mattino, ma guardare cosa c'è fuori, cosa ci prospetta la giornata e prendere l'outfit giusto, perché non ho molto tempo al mattino e devo ammetterlo, faccio molta molta fatica a carburare velocemente al mattino presto. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, passiamo subito agli outfit che rifletteranno esattamente quello che è il clima in questo periodo, un po' mezzo estivo, mezzo autunnale, con giornate di sole, ma dove è probabile anche che piova. E quindi ho messo insieme proprio questi outfit adatti a queste varie situazioni e vari scenari. Il primo outfit, che è proprio quello che sto indossando in questo momento, include anche una bellissima new entry nel mio armadio, che è questa camicia che ho visto da Mango all'inizio agosto e mi sono subito innamorata proprio alla follia, solo che in quel momento avevo bisogno di comprare altre cose, per cui non potevo comprare anche questa camicia, faceva ancora un po' troppo caldo e quindi ci ho rinunciato. Ma ieri sono andata a fare un giro di nuovo al centro e quindi quando l'ho rivista ho detto: era destino, era l'ultima XS rimasta e doveva essere mia. Ho approfittato anche un po' della percentuale di sconto che avevo accumulato sul mio conto, per cui, tra l'altro, se non conoscete questa roba qua, se avete una tessera virtuale Mango, praticamente ad ogni acquisto si accumulano dei punti che poi possono essere trasformati in credito e scalarli durante gli acquisti. E quindi io questa camicetta qua, anziché pagarla 50 euro, l'ho pagata 42 perché avevo 8 euro di sconto. Devo dire che le vale tutti perché è davvero bellissima, molto molto comoda e proprio esattamente lo stile che amo io, con maniche a sbuffo, questi dettagli in pizzo molto molto belli e molto preziosi. Questo sarà sicuramente il capo più indossato questo autunno. Insieme a questa camicetta sto indossando i jeans di Zara, che non sono nuovi ma sono stati acquistati in primavera e quindi non sono neanche troppo usati. In ogni caso, non vi preoccupate, qui sotto nella descrizione vi lascerò il link o il codice del prodotto, oppure se il prodotto non dovesse essere disponibile, vi lascerò i dettagli ad una cosa molto simile rispetto a quella che sto indossando io, così che possiate trovare molto facilmente gli stessi outfit. Fino a qua tutto bene, quindi camicetta, jeans e indosserei anche un paio di stivaletti in stile Chelsea boots, ma molto eleganti e allo stesso tempo perfetti per questo tempo un po' strano. E per le mattine un pochino più fredde ci metterei su questo gilet che ho acquistato di recente da Mango, infatti ve l'ho anche fatto vedere nella haul recente, e questo anche insieme a questa camicetta sarà perfetto e la mia uniforme per l'autunno. Penso che non ci sia nulla di più perfetto che due maniche a sbuffo che spuntano da questo bellissimo gilet a fiori. Il secondo outfit, che per comodità chiameremo l'outfit del martedì, è molto semplice, molto casual, però adatto anche per l'ufficio perché appunto è composto da una camicia oversize a righe, un top bianco da indossare sotto e un paio di pantaloni a palazzo, insieme a un paio di scarpe da ginnastica, molto basic ma molto elegante, molto nello stile attuale. Per cui con questo outfit non sarà difficile essere alla moda e avere un outfit rilassato ma allo stesso tempo indossabile in
moltissime altre occasioni, come una semplice passeggiata, una serata cinema o per andare a fare un brunch la domenica. Per cui questo outfit è il passepartout dell'autunno. Tra l'altro, indossato senza la camicia, possiamo avere un outfit perfettamente adatto per le giornate più calde, mentre con la camicia sopra è perfetto per quando fa leggermente più fresco. Il terzo outfit, che è il nostro outfit del mercoledì, perché è rosa e quindi il mercoledì indossiamo il rosa, oppure può tranquillamente essere un non sapevo più che cosa indossare e quindi sono andata a rubare una camicia nell'armadio del mio ragazzo, perché questa è letteralmente una camicia maschile, ma non la indosserà nessun maschio della mia famiglia e quindi ho deciso che è perfetta per me. Abbinata a un paio di semplicissimi Levi's Ribcage Straight e un paio di scarpe da ginnastica, è l'outfit perfetto di nuovo per qualsiasi tipo di occasione, anche negli uffici che sono sempre più casual e sempre più rilassati, ma bisogna sempre avere un occhio di riguardo verso lo stile. Questo outfit è sicuramente un po' dal taglio maschile, ma abbiamo imparato nell'ultimo periodo che attingere dal guardaroba maschile non è poi così male e tra l'altro i vestiti non hanno genere, per cui perché limitarsi troppo nella scelta? Il quarto outfit, o quello del giovedì, è un outfit che è l'ultimo sforzo della settimana e quindi per il giovedì ci vestiamo un pochino più elegantine, ma allo stesso tempo pronte per essere casual in qualsiasi momento. Di nuovo abbiamo i Levi's con una maglietta molto casual, però allo stesso tempo oversize, che può essere anche abbastanza elegante e adatta anche per un ufficio dove viene accettato un outfit un pochino più casual. E poi per le mattine in cui fa un pochino più fresco, un blazer in misto lana che è perfetto per rimanere calde e allo stesso tempo eleganti. Questo outfit può essere sicuramente abbinato a un paio di scarpe da ginnastica, oppure per le giornate in cui magari sta anche piovendo, un paio di Dr. Martens e siamo perfette. Per il venerdì dobbiamo sempre pensare alla sera e quindi che magari possiamo infilarci un aperitivo dopo l'ufficio. E quindi ho deciso di mettere insieme questo outfit semplicissimo con un paio di pantaloni eleganti a zampa, con una camicetta elegante, con un gioco un po' di trasparenza e quindi perfetta al mattino in ufficio, magari indossata con di nuovo il gilet che sta benissimo insieme a questi colori, oppure la sera con il gilet aperto per essere un pochino più rilassate. Siamo infine arrivate al sesto outfit, che è quello del weekend. Non vi do un settimo outfit perché penso sempre che almeno un giorno bisogna rimanere in pigiama. Sono convinta di questo. Ma comunque l'outfit del weekend, che può andare bene per il brunch, per andare a fare la spesa, per andare a fare una passeggiata, per portare fuori il cane, per fare qualsiasi tipo di attività, e ha di nuovo insieme questi jeans che sono ormai i miei preferiti perché sono davvero comodissimi e perfetti, proprio il taglio giusto per anche noi un po' più bassine, perché hanno comunque la gamba dritta che rimane un po' larga ed è uno stile che a me piace tantissimo, molto rilassato però allo stesso tempo elegante. Abbinato questo top che lo rende davvero molto casual. E per quelle occasioni dove fa un pochino più fresco, bisogna essere un pochino più coperte, ci si può mettere sopra una camicia abbinata a un paio di scarpe da ginnastica e siamo perfette per uscire. Finisce qui la mia selezione di outfit per queste settimane di transizione dall'estate all'autunno. Spero di avervi dato un po' di ispirazione, spero di avervi dato un po' di spunti utili su come vestirvi, per non avere freddo ma neanche troppo caldo ed essere sempre pronte per qualsiasi avventura, perché in questo periodo bisogna sbizzarrirsi il più possibile. Io vi ringrazio davvero tantissimo di essere passati di qui anche oggi. Fatemi sapere se avete apprezzato questo video con un like o con un commento. Vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo come sempre la prossima settimana, il venerdì alle 2, con un nuovo video. Ciao!